anche quest'oggi mi è caro rivolgere un pensiero alla amata Siria, esprimendo vivo apprezzamento per l'intesa appena raggiunta dalla comunità internazionale. Incoraggio tutti a proseguire con generoso slancio il cammino verso la cessazione delle violenze ed una soluzione negoziata che porti alla pace. Parimenti, penso alla vicina Libia, dove il recente impegno assunto tra le parti per un governo di unità nazionale invita alla speranza per il futuro. Desidero anche sostenere l'impegno di collaborazione cui sono chiamati il Costa Rica ed il Nicaragua. Auspico che un rinnovato spirito di fraternità rafforzi ulteriormente il dialogo e la cooperazione reciproca, come anche tra tutti i paesi della regione.